Noi abbiamo deciso di fare questa manifestazione dopo il concerto di Natale che si è svolto il 21 di dicembre, quindi abbiamo avuto pochissimo tempo, ma voglio dire che se avessimo avuto altri 50 posti li avremmo esauriti in un batter d'occhio. E io sono commosso, emozionato, non ci credevo. E d'altra parte questo ci fa scoprire ancora una volta la forza del Coro Verdi, che ha un suo radicamento nella società teramana, è diventata una cosa teramana, una istituzione teramana. Senza esagerare, non è un'espressione mia, il Coro Verdi ha accompagnato la vita di tutta Teramo, è nata nel 48. E quindi proprio il momento della ricostruzione, e festeggiamo quest'anno il 70°. Noi ci siamo trovati a dover sloggiare dalla sera alla mattina da Piazza Verdi e stavamo in quel momento preparando il concerto di Natale. E dovunque si va non si trova niente. Io in quell'epoca ho coniato un ossimoro, ho girato Teramo di qua e di là. Beh, Teramo è piena di vuoti. È piena di vuoti, però vuoi per impedimenti urbanistici, vuoi per vertenze di proprietà, vuoi perché sono inagibili, vuoi perché sono non sono disponibili, ma riempiamoli anche questi vuoti, anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista estetico, insomma ci vorrebbe qualcuno che ci si dedichi.